Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Alla ricerca delle farfalle cuore. Ci sei? Sai, finalmente vedremo le farfalle cuore. L'episodio Dossier Cry di ieri sera è stato straordinario. Era sui dischi volanti marziani. Ciao! Dove sono gli altri? Vi avevo chiesto di essere puntuali. Ma tu sei sempre in ritardo. Va bene, ma questo è l'unico giorno dell'anno in cui ci sono le farfalle cuore. Non si può arrivare tardi in un caso come questo. Oh, pigiami nuovi! Fantastici! Foto, foto! Sono i nostri pigiami per le occasioni speciali. Dobbiamo fare presto o mi perderò il mio evento eccezionale. Connie, che ti succede? Ho perso il camper, non lo trovo più e Cow è lì dentro che mi aspetta. Mi dispiace, sicuramente qualcuno sulla montagna Fantasy può aiutarti a trovare il camper. Andiamo! Ma Pandi, tu conosci bene il bosco, devi aiutare i koali. Ma io... voglio vedere le farfalle. Dai, su, Pandi! Oh, va bene. Se facciamo presto e ci dividiamo, forse riusciamo a vedere le farfalle e aiutare i koali. Concentrati, Koali. Quando è stata l'ultima volta che hai visto il camper? Allora, mi ricordo. L'ho parcheggiato vicino agli alberi. Ma siamo in un bosco. Per favore, concentrati un po' di più. Scusate, non ho fatto colazione. Ehi, Nala, qui ci sono delle mele. Fantastico! È l'ora del picnic. Tiramene un po'. Ai! Ho trovato il chioccio di diamanti! Cammy, raccontami qualcos'altro sui marziani! Non voglio sporcare il mio pigiama nuovo! Bene, i marziani si muovevano e facevano rumori strani. E come hanno fatto a trovare i marziani? Trovare i loro dischi volanti è super facile! Lasciano dei segni sulla terra, come questi. E hanno delle luci accecanti come quelle. E poi di solito si nascondono in mezzo al bosco come questo. I marziani! Attenzione, perché correte? Povero Cow, dove sarà finito? Alla fine non riuscirò a vedere le farfalle cuore. I marziani! Nascondetevi! Presto! Scappiamo! No! Il mio pigiama speciale! Va bene, basta! Ora non cerco più niente! Ma Pandi, forse i marziani hanno anche Cow! Quali marziani? No, no e no! Ho tentato di dare una mano, ma voi non mi prendete sul serio! Vado a vedere le farfalle cuore! Nala ha fame! Gigi vuole fare il picnic e adesso i marziani! Volevo aiutare, davvero, ma hanno sempre la testa tra le nuvole. Oh, eccole là! Le farfalle cuore sono dietro a quella collinetta! Pan? Pan? Ah! Pan, mi hai spaventato! Il camper di koali! Povero Cow, chissà che spavento! Ma siamo così vicino alle farfalle! Non so cosa fare! A me non fanno paura i marziani! Io ho corso perché correvate anche voi! Ah! I marziani! Ah! Cow! Oh? Come hai fatto ad arrivare qui? Pandi! Hai trovato tu, Cow! Ma... e le tue farfalle? Cow e tu siete più importanti per me! Ti voglio tanto bene! Magic Tears! Si mangia! Si mangia! Bene, sai, i marziani non esistono!
farfalle cuore. Oh, ma certo! Perché non ci ho pensato prima? A loro piace andare nella luce. Scommessa impossibile. Oggi faremo insieme un sacco di cose, vedrai. Come sei carina, parli ai fiori. Ehi, è molto sensibile. Ti sei fatto male, mio caro fiorellino? Ti sei fatto male, mio caro fiorellino? Cosa succede? Dina mi prende sempre in giro. Ma tu non cambi mai. Tutto il giorno con il tuo fiorellino. Ammettilo, non puoi vivere senza di lui. Beh, e allora tu con la tua trombetta e il tuo scudo? Non è lo stesso. La mia trombetta è più divertente e il mio scudo si illumina. E poi io posso vivere benissimo senza di loro. Non come te e il tuo fiore. Oh, sì, anche io posso vivere senza il mio fiore. Va bene, perché allora non fate una prova? Queste sono le regole. Per una settimana, Risi e Didi controlleranno i vostri oggetti per vedere se siete capaci di vivere senza di loro. Chi resiste di più vince la gara! Se vince Rosy, avrà la mia bacchetta per bolle. E io darò il mio prezzo e la Dina se vince lei. Ho una visione. Il vincitore sarà chi non perde e il perdente sarà chi non riuscirà a vincere. Oh, ma è incredibile! Ha fatto una magia! La gara abbia inizio! Primo giorno senza oggetti! Ciao, alberello! Cosa mi racconti? Oh, il mio fiore era più simpatico! Ah, un arbusto! Come va? Che silenzio che c'è in giro! Oh! Non sono proprio capace di urlare. Sarebbe tutto molto più divertente se avessi la mia trombetta. Ciao, come ti va? Ti mancano i tuoi oggetti, vero? A me i miei per niente. Di che oggetti stai parlando? Figurati, non mi ricordo né fiori, né corni, né altro. Ah, perfetto! Continuiamo allora, no? Ma certo, Dina! Sono contenta di averti visto! Mi domando cosa starà facendo il mio fiore. La sera gli leggevo sempre una favola. Se non suono una ninna nanna con la mia trombetta preferita, non riesco a dormire. Secondo giorno senza oggetti. Ciao. Come vanno le cose? Oggi fa caldo, vero? Ciao. Dina, cosa ci fai qui? Niente. Passavo da queste parti e ho pensato. Vediamo cosa fanno Risi e Didi. Ah, beh, anche io. A proposito, vi dispiace se do un'occhiata alla mia trombetta? Oh, sì, visto che ci sono, anche io. Non possiamo andare avanti così. Non mi importa vincere questa gara sciocca. Voglio il mio fiore e i miei corni luminosi. E io la mia trombetta e il mio scudo. Ci serve un piano. La nostra missione è entrare nella tana e riprenderci tutte le nostre cose. Sì, ma come possiamo fare? Io mi travesto da fattorino che consegna le pizze e porto a Ridi e Didi una pizza così buona che non potranno resistere. Intanto tu approfitti della loro distrazione. Apri il cofanetto e prendi i nostri oggetti. È un piano perfetto. Oh! Ma è vuoto! Ah! Restituitemi il mio fiore e la pizza! Io ho bisogno dei miei oggetti magici! Oh! Non possiamo vivere senza di loro! Oh. In fondo ci assomigliamo molto! Sì, non possiamo vivere senza le cose che ci rendono felici!
buon profumo. I fluidi del lago sono perfetti per fare i profumi. Ci metterai molto tempo? No, devo solo mettere del fluido nel mio vaso. Tutto qui. Questo no, neanche questo. No, non finiremo mai. Il mio vaso! Oh. Lo riprenderemo. Ci metteremo una vita intera. È bellissimo studiare il sole. Il sole continua a splendere. Scrivi. Oh, che cos'è? Li vedi anche tu? Abbiamo qualcosa da fare ora. Oh no, si sta allontanando. Per fortuna ho la soluzione. Sì, come pensavo. È al centro del lago. Foxy, disegna una barca e usa i tuoi poteri. Sì. Andiamo a prendere il vaso. Wow, ottima idea. Mel, tu non sorridi. Non pensi sia una buona idea? Beh... No, lei non pensa sia una buona idea. Il vaso è lontano e la barca non mi sembra molto sicura. Ha ragione, vero. Sai come si superano le paure? Va a prendere il vaso, non accadrà nulla di brutto. Ma io non so nuotare! Non preoccuparti, non dovrai nuotare, ma remare! Ma perché mi trovo qui? Oh, sto affondando! Il vaso! Posso tornare indietro! Dov'è l'altro lago? Solo uno! Ma come? Aiuto! Sono in trappola! Mel ci sta chiamando! È troppo lontana, non riesco a leggerle la mente! State tranquilli, sta solo dicendo che ha trovato il vaso, no? Non penso sia solo questo! Vediamo! Perché gira su se stessa? È perché ho disegnato un solo remo? Oh no! Mel non può tornare! Rimarrà lì per sempre! Ed è tutta colpa mia! Pensa, Ella, pensa! Oh, ho un'idea! Foxy, disegna una corda! Ups! Ce l'ho! Una super canna da pesca! Sei sicura? Sì! Oh! Bene! No! Non pensarci nemmeno! Pensa, Ella, pensa! Ci sono! Ho un'altra idea! Svuotiamo il lago! Non mi sento molto bene. La mia pancia. Forza, ci siamo quasi. Rimangono solo qualche centinaia di migliaia di litri da bere. È impossibile. Vediamo. Oh, idea! No, non funzionerà. E se... No, non riesco a pensare a nulla. Scusa, Mel, se sono stata così testarda. Cosa? Ho trovato! Creiamole un cammino! Forza, bebè! Usa la frutta per tornare a riva! Cosa? Non vorrà mica che usi la frutta per tornare a riva, giusto? Puoi farcela! Grazie per avermi salvata! Ella, penso di non aver più paura! Comunque, Lady, guarda cosa ti ho portato! Con questo il profumo sarà perfetto! E vai! Vediamo! Oh sì! Posso? Anch'io! Ne voglio assaggiare un po'! Ehi! L'avete bevuta tutta! Chi torna a prenderla? E là? Mille avventure in un mondo magico scoprirai.
Il traduci cuccioli. Ve l'avevo detto che era divertente. Perché cosa ridete? Lua racconta le migliori barzellette di tutta Valle Biberon. Davvero? Anch'io voglio ridere. Anch'io. Ma io non capisco niente. Neanche io. Noi vogliamo capire Lua. Calma, per favore. È il momento di interrogare la nostra indovina. Tina! Oh! Vi stavo aspettando. Come posso aiutarvi? Noi vorremmo... Non parlare. Vorremmo essere in grado di capire Lua. Voi volete capire Lua? Credo di avere quello che fa per voi. Questo no, questo neppure. Ah ah! Ecco qua! Il casco delle parole. Oh, che bel nome! E i cristalli sono veramente carini. Forza, proviamolo! Forza, Lua, racconta la barzelletta. Come si dice uno scontro tra due carrelli? Scontrino! È davvero forte! Oh, Lucy, lascia che rimanga con noi per il weekend. Sì, per favore, dai! Va bene, rimani. Perché il mare non si asciuga? Perché non ha l'accappatoio. È fortissima! Sono straordinarie! Oh. So fare anche altre cose, guardate! Sono un marziano, sono venuto a invadere il vostro pianeta! Attenzione, terrestri! Sono un robot, bip, bip, bip! Adesso sono un uomo baffuto! Lua, giuro che sei la cosa più divertente che abbia mai visto. Visto che sei stata così brava, ti regalo un gelato di stella cadente. E io ti regalo questo per le bolle ballerine. Io ti regalo una pioggia di brillantini. Lua, 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 Lua. Lua, sono venuta a prenderti, dai, togliti il casco. Non voglio, devo fare lo spettacolo. Sono una star del cabaret. Che cosa sei tu? Ci piacerebbe rimanesse qualche giorno in più. È così divertente. Ma adesso deve tornare a casa. Oh, Lucy, dai, non fare così. Lasciala ancora un po'. Va bene, dai. Ricordati anche di me un pochino, d'accordo? Signori e signore, vi presento la superstar Lua. Brava, sì. Qualsiasi artista ha bisogno di riposarsi ogni tanto. Cosa ci fai qui? Ti aspetto all'albero. Stavo solo giocando. Andiamo, giocherai un'altra volta. Sì! Forte! Adesso ti vogliono solo nube di cotone. Bellissimo. Dov'è Lua? Dobbiamo trovarla! Ci deve dire come finisce la barzelletta! Non mi va più di fare queste cose! Voglio tornare a casa! Eccola lì! Lua! 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 Un'altra barzelletta! Per favore, il robot! Vieni qui! Lua! 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 Stai bene? Dimmi, c'è qualcosa che non va? Non voglio più dire le barzellette. Voglio tornare a casa con te. Oh, Lua, siamo state troppo insistenti, vero? Ma il fatto è che sei così divertente. Vorremmo passare tutto il giorno con te. Lascia che ti tolga il casco. Dice che tornerà un altro giorno. Adesso vuole solo andare a dormire. Lua, sii tranquilla. Ti prometto che la prossima volta ci prenderemo molta cura di Lua. Cry babies, cry babies.
giusta. Oh, che caldo fa! Perché non venite qui? Si sta freschi. Noi non abbiamo mai caldo. La nostra nube ci mantiene al fresco. Mi sta venendo un'idea per aiutarvi col caldo. Fai presto, perché le mie idee invece stanno friggendo. Wow, il mio cupcake è diventato un gelato. La mia macchina no! Non è delizioso? Sì, però puzza un bel po' di piedi. Nella montagna fantasy mangiamo gelati fatti di oggetti e ci piacciono molto. Il mio è squisito. Fammelo assaggiare. È dolcissimo. Che buono. Me ne dai un po'? Un po' anche a me. Vediamo. Certo che è buono. Sa di cupcake e non di oggetti. Per la verità, io preferisco i gusti di oggetti. Va bene, non vi arrabbiate. Uniamo i miei cupcake con i vostri gelati. Ne ho fatti moltissimi. Credo che se li abbiniamo con questi oggetti, avremo dei gelati che piaceranno a tutti. Mi piacciono le tue idee. Cappelle e fragola, capragola. Cioccolato e biberon, cioccoron. Pallone e vaniglia, palliglia. Questo gusto è molto originale. Ecco, si rinfresca. Li chiameremo Fusione Fantasy. Andiamo. Prepariamo i gelati e portiamoli alla montagna. Scusate, vogliamo assaggiare anche noi. Anche io. Anche a me. Va bene, prepareremo gelati per tutti. Coney, c'è una sorpresa per te. Ecco, puoi guardare. Evviva! L'ho sistemato in modo da poter consegnare i gelati a domicilio. Sì, gelati a tutta velocità. Fare i gelati. Gelati! Gelati freschi! Un cono per me, grazie. Proviamo il sapore di tamburo. Beh, sì, potremmo fare un gelato con questo. Che bello! Gelati! 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 Vado a fare snowboard. Bene, per ora ho finito. Questo non è il gusto che avevo chiesto. Me lo puoi cambiare? Un gelato a tre gusti. Quando mi fai il gelato? Ho caldo. Uff. Attenzione, ci serve. Cosa? Che succede qui? Beh, non ci sono più cose. Guarda, è rimasto quel frisbee. Fermati, dammi il frisbee. Torna indietro, voglio un altro gelato. Fammelo. Stai male? Cosa ti succede, Coney? Abbiamo esagerato chiedendo troppi gelati. Coney ha fatto tanto per tutti. Dobbiamo essere riconoscenti. Prepariamo una sorpresa. Ci aiutate? Mettiamo qui i nostri oggetti preferiti e... Fusione Fantasy! Trasformali in gelati! Wow! Belli! Sono bellissimi! Fantastico! Tanti colori! Coney, questo è per te. È per ringraziarti. Sì! È il gelato più buono e rinfrescante del mondo! Fantasy Magic Beer! E qui ognuno può prendere il suo gelato! Sì. Com'è che non mi è venuto in mente prima? Sì! 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 Sì. Sì. Io continuo a preferire gelati di oggetti. Wendy, aggiusta tutto!
Un momento, mi sto occupando della luna. Wendy, mi aiuti ad uscire da qui? Avete visto i crateri della luna? Sembrano occhi, non vi pare? Lady! Lascia fare a me, che di trecce me ne intendo. Allora, se faccio così, poi così... Ai! Wendy, aiuto! Che cosa vi succede? Adesso vi libero io! Si parte! È divertente! Mi sembra di essere sulle giostre! Provo ad andare più veloce! Ops! Si è fatto un nodo enorme! Wendy, ci aiuti? C'è da sciogliere un nodo, solo un momento! Avete visto come sorride la luna? Wendy è la sua luna, è sempre tra le nuvole. Non si è accorta di niente. Non è una buona amica. Pensa solo a se stessa e non ci ha voluto aiutare. Puoi andare a cercare Missy? Io non so da che parte cominciare. Vuoi che ti aiuti a ripararlo? Sei capace? Non credo sia più difficile di un'equazione di astrofisica, sai? Il volante va qui sopra. Ma quella è una ruota. Già. La ruota va a terra. Ma quante sono le ruote? Ah, 4. Volete un aiuto? Sì, per favore. Ci penso io. Adesso metto questa al suo posto e poi questo pezzo dall'altra parte. Pensa tutto io, perché tra noi c'è una grande amicizia. Ta-dan! Nessun problema, vedete? Potete contare sempre su di me. Questo va così. E questo di qua. E questo? Hai bisogno d'aiuto? No, grazie. Ho quasi fatto. È venuto perfetto. E adesso vado ad aiutare la mia amica Lady. Ho bisogno di te per riparare la macchina, è terribile! Guarda come ha ridotto la staccionata! No! Lascia che le raccolga! Ma è un disastro! Vuole aiutarci, però se continua così, finiremo in mezzo a un recinto o in una ruota! Qualcuno deve dire basta! Io voglio aiutarti! Non serve! Adesso basta, dobbiamo trovare una soluzione subito. Missy, avrei dovuto chiederti aiuto per sistemare le cose. Sono un disastro. Beh, per me è più facile. Ma se vuoi, possiamo fare le cose insieme. Non essere triste. Non sei un disastro. La tua specialità sono le stelle e noi dobbiamo imparare molto da te. È vero? Sì! Adesso ci penso io! Nooo!